la storia di Rosy e Massimo, che loro due abitavano con la sorella in questo alloggio ATC. Poi la sorella, per motivi personali, ha dovuto assistere il figlio fuori città. ATC ha scoperto che in questo alloggio non c'era più l'intestataria dell'affitto, ma c'erano altre persone, e quindi ha rialzato l'affitto a Rosy e Massimo. E abbiamo fatto la prima resistenza allo sfratto con loro, e l'ufficiale giudiziario è la funzionaria TC sono stati entrambi abbastanza aggressivi. In casa non è una casa consona abitabile, diciamo, perché i pavimenti sono da cambiare, in cucina i pavimenti sono rotti, in camera da letto si muovono e sono anche rappezzati, diciamo. Poi l'impianto elettrico lascia tanto, ma tanto a desiderare. Ho una porta che con un calcio mi va giù, è tutta da cambiare, e quella TC mi ha risposto che sono cose tutte a spese mie. Io non posso collarmi queste spese perché vivo con 180 euro di mantenimento, non riesco neanche a mangiare a momenti, quindi le case popolari sono fatte, credo siano un'istituzione fatta per chi è bisognoso, perché penso che chiunque potesse permettersi una casa privata non starebbe in queste alloggi così fatiscenti. Quindi siamo in un quartiere abbandonato, la TC ci abbandona, ci hanno abbandonato tutti.